Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz. Che vi ricorda, come sempre, di iscrivervi a questo canale, di lasciare un mi piace a questo video, per sostenere il canale, per sostenere lo zio e di lasciare anche un commento dove mi chiedete consigli per quelli che sono i vostri ballottaggi. 17esima giornata, ormai siamo quasi al giro del boa del girone d'andata. Si è conclusa la settimana europea e ritorna la Serie A. Si parte subito stasera di venerdì con il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Il Genoa di Shevchenko è una squadra che ha fatto un tiro in 3 partite. Ovviamente nel derby contro la Sampdoria, a mio avviso, parte largamente sfavorita. Non consiglierei sicuramente il portiere del Genoa, ma un po' tutta la squadra del Genoa. È vero che il derby è sempre un derby, forse l'unico giocatore che schiererei del Genoa è Criscito perché è rigorista. Sampdoria parte sicuramente avvantaggiata, Audero si può mettere, Genoa ha fatto un tiro in 3 partite, figuriamoci adesso contro la Sampdoria, ma vince 4-0 il Genoa. Si può sicuramente, essendo la Sampdoria favorita per mio avviso rispetto al Genoa, si possono schierare un po' tutti i giocatori della Sampo, ovviamente quelli là che possono portare un po' più di bonus. Fiorentina Salernitana, Salernitana ormai con un mezzo piede in Serie B, sconsiglio un po' tutti i giocatori della Serie A, aspettiamo che si sblocchi Simi, aspettiamo che si sblocchi Ribéry, semaforo verde un po' per tutti i giocatori della Fiorentina, soprattutto per il portiere. Venezia Juve, la Juve si è ripresa il campionato, quindi da 2 vittorie in campionato, ha vinto in Champions League ed è passata da prima nel suo girone, una ventata di ottimismo, sicuramente parte favorita a Venezia, schierabile il portiere della Juve e un po' tutta la rosa, difensori, centrocampisti e attaccanti. Per quanto riguarda il Venezia, è vero che gioca in casa e dopo la batosta contro il Verona, dove aveva iniziato bene, gioca contro la Juve. Non dico che farà il colpaccio, non dico che porterà punti in Venezia in casa, vedo comunque, penso che la Juve vincerà. Sicuramente non schiererei il portiere del Venezia, però forse Aramu, se la vede a centrocampo e non avete alternative valide che hanno partite o magari che giocano in trasferta, un pensierino su Aramu lo si può fare. Udinese Milan, l'Udinese ha cambiato allenatore, non ci sarà Gotti. Contro il Milan sicuramente non è una partita semplice, eviterei il portiere dell'Udinese sicuramente, Beto io lo metto, ce lo metterei questo giocatore in, comunque in casa, ha dimostrato che la porta la vede. I difensori dell'Udinese qualcuno lo metterei, tipo non si sa adesso chi farà giocare Cioffi, il nuovo allenatore dell'Udinese, però la difesa dei difensori dell'Udinese erano abbastanza, avevano comunque una buona media. Per quanto riguarda il Milan, è uscito dalla Champions League, ha solo il campionato, schierabili tutti i giocatori del Milan, soprattutto è incluso il portiere. Torino-Bologna, questa la vedo una sfida aperta, la vedo da gol, quindi potrebbero segnare entrambe le squadre, non credo siano ci siano tantissimi gol, anche se in questo campionato vedere un clean sheet è veramente raro, però Milinkovic-Savic sicuramente si può schierare per quanto riguarda il Torino. Per quanto riguarda Skorupski dipende un po' da quelle che sono le vostre alternative, ovvero che se avete il portiere del Venezia in casa con la Juve o non lo so il portiere del Genoa, allora si può mettere anche Skorupski. Quando vediamo due partite, quando si affrontano due squadre di pari livello, ragazzi, si possono veramente schierare giocatori di entrambe le squadre, che non si fa mai male. Verona-Atalanta, l'Atalanta è stata eliminata dalla Champions League, il Verona viene da come dire, l'impresa di Venezia, gioca in casa, ha dato filo da torcere a tutte le grandi squadre. Qui qualche golletto me lo attendo. Sicuramente Montipò, dopo i 3 gol presi a Venezia in casa con l'Atalanta, andiamoci cauti. E per quanto riguarda Musso, sicuramente lo si può schierare. Non ci aspettiamo un clean sheet, però
è il portiere quarto della squadra quarta in classifica e sicuramente si può mettere dell'Atalanta, lo sapete, ve lo sto dicendo dall'anno scorso, ma sono 3 anni che ve lo dico, si schierano tutti i giocatori, quelli in campo, ma soprattutto anche quelli in panchina. Il Verona ormai è una, non dico una grande squadra, ma sta offrendo tanti giocatori per il fantacalcio, escluso i difensori, ma giocatori come Faraone, Lazovic, Caprari, Barak e Simeone sicuramente si mettono. Napoli-Empoli. Il Napoli, dopo diciamo la sconfitta con l'Atalanta, è arrivata seconda in Europa League, continuano gli infortunati, non si sa chi recupererà per domenica contro, con la sfida contro l'Empoli, non sa se recupererà Lozano, Ruiz e Insigne. Sono rimasti forse 11 giocatori, ragazzi, quelli che ci stanno sono rimasti Elmas, Zielinski, Mertens, questi qua si mettono. Per quanto riguarda, si può mettere secondo me anche il portiere del Napoli, Ospina. Per quanto riguarda l'Empoli, escluderei il portiere e i difensori. L'Empoli non è quella squadra che purtroppo offre giocatori per quanto riguarda il fantacalcio. È una buona squadra, sta facendo un ottimo campionato, ma per questo fantacalcio forse Di Francesco è l'unico che si potrebbe schierare, ma se lo avete a centrocampo. Sassuolo-Lazio, e qui anche qui vedo una partita equilibrata, aperta e ricca di gol, quindi schierabili i giocatori di entrambe le squadre e speriamo che possano arrivare gol. Per quanto riguarda i portieri, occhio e fate attenzione, Sarri ha rispolverato Stracoscia, ma sfida Sassuolo-Lazio, io mi aspetto almeno qualche golletto, quindi occhio ai portieri. Inter-Cagliari, vabbè, è la squadra più in forma del momento, vede la sconfitta in Champions League. Cagliari è vero che ha bisogno di punti, è vero che non può permettersi di perdere in campionato, però gioca contro l'Inter e non sarà semplice. Eviterei i giocatori del Cagliari, forse Joao Pedro come terzo slot, ma proprio se non avete alternative, ma proprio se dovete scegliere tra Joao Pedro e Sim. Per quanto riguarda l'Inter, schierabili tutti i giocatori, soprattutto il portiere. Chiude questa 17ª giornata la sfida di lunedì tra Roma-Spezia. In teoria la Roma dovrebbe vincere, dovrebbe ritornare a vincere. Lo Spezia, eviterei sicuramente tutti i giocatori dello Spezia, soprattutto il portiere. La Roma speriamo che possa portare punti e gol, ma soprattutto speriamo che il portiere possa chiudere questa partita con un clean sheet. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e vi aspetto nei commenti per i vostri dubbi, per sciogliere i vostri dubbi del fantacalcio. In bocca al lupo a tutti quanti. Ciao ragazzi!